Vado avanti, arriviamo finalmente a parlare di licenze. Quindi le licenze cosa sono? Sono questa roba qua, torno alla slide di prima, cioè sono l'ultimo pezzo, cioè quando è l'autore stesso o in generale, perché diciamo autore, ma in realtà il titolare dei diritti a volte può essere la casa editrice, può essere il produttore discografico, cioè chiunque abbia uno di questi diritti può decidere di rilasciare la sua opera in un regime più libero, quindi creare lui l'eccezione al diritto d'autore. E come lo fa? Lo fa apponendo una licenza alla sua opera. Quindi cos'è una licenza? La licenza d'uso è un documento che il titolare dei diritti allega alla sua opera per regolamentarne le modalità di diffusione e utilizzo. Questa è una definizione molto generica, quindi di licenza d'uso in senso molto ampio. In tutte le licenze d'uso, che sono documenti come vedo, come ho messo qua in rosso, che si basano sul diritto d'autore e si muovono entro i suoi confini, quindi mi raccomando, quando abbiamo a che fare con la licenza d'uso, anche le Creative Commons sono sempre comunque delle licenze di diritto d'autore e non sono delle alternative al diritto d'autore. Quindi questi documenti hanno sempre due anime, hanno un lato che definisce quali usi si possono fare dell'opera e un altro lato, un'altra parte in cui vengono invece stabilite le condizioni che vanno rispettate, che bisogna rispettare per utilizzare le opere. Le vedremo sempre, tutte le licenze se aprite una licenza, anche la licenza di Windows. Se avete un computer di quelli, no, con su Windows preinstallato, andate a leggere la licenza, vedrete che c'è una parte in cui vi dice che potete usare quella copia di Windows, potete installarla su quella macchina, potete usarla a scopo professionale o personale, a seconda del tipo di licenza, ma poi ci sono tutte le restrizioni che il titolare dei diritti, in questo caso Microsoft, impone per l'utilizzo. Ricordatevi quando avete a che fare col concetto di licenza che l'etimologia di licenza è licere, latino, che vuol dire permettere, quindi comunque la licenza è un atto autorizzativo, è un atto che consente delle cose, no? Non so, aprite un bar, avete bisogno della licenza dell'ASL o del comune per vendere gli alcolici, insomma. Andate presso l'ufficio che per legge è preposto a darvi quell'autorizzazione, no? Anche la patente di guida in inglese viene detta license, perché è effettivamente l'autorizzazione a portare un mezzo. Ok? Quindi tutte le licenze hanno in sé il concetto di permesso. Quando la licenza, no, tornando alla slide precedente che diceva che ci sono queste due anime, quando le libertà concesse prevalgono rispetto alle condizioni imposte, allora si parla di licenza open o di licenza libera, a seconda dei casi. Cioè casi in cui appunto è l'autore stesso o il titolare dei diritti a preferire che la sua opera circoli libera dai tradizionali vincoli del copyright. Questa metafora del cartello è abbastanza chiara, no? Cioè, la licenza proprietaria, l'esempio di Windows che vi ho detto prima, è una licenza in cui i permessi sono molto ristretti e pesano invece molto di più i divieti. La licenza open inverte questa proporzione e abbiamo una licenza open un elenco più ampio di permessi e un elenco, una parte sui divieti un po' più ristretta. Ok? Vabbè, storicamente il modello open licensing nasce dal mondo informatico. Se qualcuno si è occupato di informatica avrà sentito parlare di open source, licenze libere, Linux, questo tipo di fenomeno che ormai ha quasi 30 anni di storia, anzi, ha 30 anni di storia suonati ormai. E negli anni 2000 le Creative Commons cosa hanno fatto? Non hanno fatto altro che cercare di portare quel modello anche sul mondo delle opere creative in senso più ampio, quindi non solo nel mondo del software, ma a tutte le opere creative. E le più note sono le Creative Commons, ma non sono le uniche. Adesso noi parliamo delle Creative Commons perché è la punta dell'iceberg, è la parte più nota del fenomeno, ormai quelle che si sono diffuse in rete, si sono, come dire, imposte come standard, tutti ormai parlano delle Creative Commons e infatti anche le mie lezioni e i miei libri ormai parlano delle Creative Commons e poi aggiungo come nota che i principi detti per le Creative Commons possono essere applicati e valgono anche per altre licenze che sono assimilabili. Questo è l'effetto che si ottiene, quindi siamo arrivati da una situazione di bianco-nero, vi ricordate? Cioè o tutto sotto copyright o tutto in pubblico dominio, finalmente ad avere una serie di sfumature, 50 sfumature di open, che in realtà non sono 50, potrebbero essere 50 perché vi ricordate il principio che abbiamo detto prima che noi i diritti li possiamo tagliare a fette sempre più piccole, quindi in realtà possiamo anche crearne 50, è che diventava un delirio avere
50 licenze. Creative Commons ha scelto di applicarne, di crearne solamente 6. Quindi le licenze Creative Commons sono, vedete, quelle che applicano il concetto di alcuni diritti riservati, e sono queste 6 qua. Ok? Quindi queste qua sono le 6 sfumature che noi troveremmo in quelle, no? Se le mettessimo in ordine dalla più libera, quindi verso il pubblico dominio, alla più restrittiva verso il copyright, sarebbero queste qua. Cioè la prima è la più libera, attribuzione, cioè vi fa fare, vi lascia tutte le libertà e vi chiede solamente una condizione, cioè di attribuire correttamente l'opera al suo autore. E poi scendendo pian piano si aggiungono restrizioni fino ad arrivare alla attribuzione non commerciale, non opere derivate, che invece delle 6 è la più restrittiva. E lo si capisce anche, come dire, dal suo nome, no? Perché ha 2 clausole negative: non commerciali, non opere derivate, vuol dire che l'autore si è mantenuto, si è riservato i diritti di sfruttamento commerciale e di fare opere derivate. Vedete che già dai nomi, anche i login delle licenze, già ci fanno un po' capire, probabilmente le avete già viste nei blog, no? nei siti web, ma soprattutto in un grosso fenomeno, una grande fetta di internet. Sono sicuro che da voi, da quando vi siete alzati stamattina, siete in qualche modo incappati in una opera sotto licenza Creative Commons. Chi è che riesce a capire a cosa mi sto riferendo? Cioè, sicuramente da quando vi siete alzati avete cercato qualcosa su internet, qualcosa sotto licenza Creative Commons vi è comparso. Quindi è una cosa molto più diffusa di quella di quello che voi possiate pensare. Non vi viene in mente cosa mi riferisco? Wikipedia, esatto. Cioè, quando io cerco qualcosa su Google e faccio ok Google, dimmi, non so, storia di Bolzano, cos'è la prima voce che mi arriva solitamente, no? Che addirittura non mi arriva neanche, perché a volte mi arriva l'anteprima di Google. Cioè Google ha un piccolo estratto, non so, cerco la... sto guardando un film e voglio vedere questo attore qua quando è nato, perché allora cerco Tom Cruise, mi arriva la sua scheda, foto, data di nascita, le sue mogli, i suoi film più importanti e un piccolo estratto. Se andate sotto a vedere, quell'estratto lì Google lo va a prendere proprio dalla voce di Wikipedia dedicata all'attore, e Google lo va a prendere e la Repubblica, proprio perché la licenza di Wikipedia consente di fare questa cosa, ed è esattamente una di queste, cioè la seconda, attribuzione condivide lo stesso modo, è la licenza di Wikipedia dal 2009. Ok? Quindi abbiamo Wikipedia anche grazie al fatto che qualcuno prima si è inventato le licenze Creative Commons. Cioè Wikipedia è quello che è, cioè una fonte di informazione così grande, tra l'altro costruita dagli utenti, proprio perché c'è anche un sistema di copyright elastico che permette questa attività. Pensate come non si potrebbe fare questa cosa con un copyright da parte di una casa editrice o qualcosa del genere. Ho saltato una slide perché, vabbè, questa è semplicemente la slide in cui vi faccio vedere che le licenze Creative Commons sono formate, strutturate in 4 clausole base. Cioè, vedete, il logino rappresenta, l'icona, il simbolino rappresenta una condizione della licenza, e a seconda di come combino queste condizioni vengono fuori le 6 licenze. Ok? Quindi attribuzione non commerciale, non opere derivate. L'ultima, che è quella un po' più particolare, è condivide lo stesso modo. Cioè cosa ci dice? Che se faccio mi sta dicendo che posso fare opere derivate liberamente, però se faccio opere derivate devo applicare la stessa licenza anche alle opere derivate. Quindi se io faccio l'esempio che ho fatto prima, no? Un romanzo e lo rilascio con questa licenza, e qualcuno fa una versione teatrale, quindi scrive una sceneggiatura teatrale dal mio romanzo, anche l'opera teatrale dovrà essere rilasciata con la stessa licenza. Se qualcuno dall'opera teatrale tira fuori un film, quindi un'opera cinematografica, quindi una derivazione della derivazione, anche la derivazione della derivazione si porta dietro la licenza. E quindi è un sistema che trasmette a cascata i diritti e le libertà sull'opera. E viene chiamato, appunto, in inglese rende meglio perché è share alike, condividi nello stesso modo. Basta, quindi queste sono le 4 clausole base, e incastrandole una con l'altra generano le 6 licenze Creative Commons.